Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Eccoci ancora una volta a bordo di qualche macchina, a bordo di una monoposto in un simulatore diverso dal solito. In questo caso non siamo né con Assetto Corsa, non siamo né con Le Mans Ultimate, ma siamo con Air Factor 2, un altro simulatore veramente di qualità. Anche se alcuni aspetti, tipo l'interfaccia, diciamo la UI, dove si va a selezionare tutto quello che si vuole, ma anche i settaggi, sono un po' ostici, sono un po' difficili da capire, ma io vi consiglio i video di Alessandro K di Malati di Sim Racing, perché spiega esattamente molto ma molto bene come funziona tutta l'interfaccia di Air Factor 2 per poter, insomma, giocare, entrare a farvi le vostre partite, in questo caso le vostre gare. In questo caso siamo in un circuito che si chiama Pukekohe Park Raceway, che non lo conoscevo, molto particolare, un tracciato molto strano, ma è un tracciato reale, è un tracciato che si trova in Nuova Zelanda, nella regione dei Auckland, un tracciato che all'interno vede anche un ippodromo e tra l'altro c'è anche un aeroporto, quindi insomma un tracciato un po' particolare, diciamo, e un po' una specie di Brands Hatch, ragazzi, è veramente strano. Tanto siamo pronti? Partenza orribile. È molto strano sto tracciato, raga, molto molto strano. Però devo dire che è bello. È fatto proprio per questo tipo di auto, queste monoposto, comunque massimo delle BTC, qua già le GT3 arrancano tantissimo, perché veramente veramente molto. Qua c'è per esempio questa curvaccia, ragazzi, questa è veramente bastardissima. Però ecco, bisogna, insomma, abbiamo preso 12ª posizione nel frattempo, abbiamo fatto una qualifica orribile. Qua mi stanno infilando da dentro qua, e vabbè, no, aiuto. Vabbè, mi infilano tutti, ragazzi. Allora devo regolare il sound degli avversari, perché io in realtà il sound della mia macchina non lo sento, sento più quello degli avversari e non va bene. Io voglio sentire il mio, non quello degli avversari, questo che mi spinge dentro. Vabbè, facciamolo andare tanto, raga, se no mi rovino la gara. Ma perché? Perché no, qua staccatona, qua è un po', c'è questa S veramente strana, bisogna farla bene. Sento poco l'audio della mia macchina, sento più l'audio degli altri. Ma che è sta storia? Mannaggia. Quindi cambio le marce solo quando vedo il contagiri arrivare a fondo scala, che non va bene. Allora, questo tracciato, dicevamo, in Nuova Zelanda, tutt'altra parte del mondo di dove siamo noi, però una specie di Brands Hatch neozelandese, vicino Auckland, e quindi che ha ospitato e ospita delle gare automobilistiche, insomma credo la 500 miglia di un qualcosa, se non leggo male. Ragazzi, non sono un espertone, c'ho Wikipedia qua, quindi mamma qua. Qua è tipo Gardaland, le montagne russe. Ok, 500 miglia di Benson and Hedges. Bella, bella. Mai vista, mai sentita, ma comunque... ma comunque si tratta di un tracciato reale, quindi non è un tracciato di fantasia, raga. Queste monoposto sono molto impegnative, il tracciato è molto impegnativo. Air Factor non lo apro da tantissimo, però devo dire che è sempre un gran piacere giocare a questo simulatore, girare con questo simulatore, che dalla sua ha sempre questo force feedback, questo realismo, questa gomma che lavora in maniera veramente eccellente. E quindi ho detto, vabbè, facciamoci una gara online con questo simulatore che è sempre bello. Siamo 11esimi, dietro abbiamo qualcuno, ma non mi interessa, io cerco di concentrarmi su quello che devo fare. Mamma, raga, aiuto. È veramente incredibile.
Veramente incredibile. Però bello, dai. Però bello. Il force feedback di questo simulatore è sempre veramente corposo, molto bello, molto pieno di dettagli, impareggiabile. Sapete che io amo il grandissimo, bellissimo assetto Corsa. Force feedback con il content manager, con alcune funzioni del content manager, è stato migliorato. Però insomma, ragazzi, devo dire la verità, il force feedback di Air Factor 2 e Le Mans Ultimate anche al momento sono questi due titoli sono quelli che più mi soddisfano sotto il profilo delle sensazioni al volante. E raga, così è, non c'è trucco, non c'è inganno, è risaputo che il force feedback di questi giochi e anche la fisica, diciamo, di questi giochi è molto molto, questi simulatori, è molto realistica. Pensate che il buon Alberto Nasca, che è pilota reale, per quanto ragazzi è un pilota reale, quindi ne sa sicuramente tante più dei diversi piloti virtuali. Questo mi infila dentro, vabbè, questo già era andato dritto lì. Anche lui è passato da iRacing a Air Factor 2 dicendo che sicuramente Air Factor 2 aveva questo force feedback molto più completo di iRacing. Io sinceramente iRacing non l'ho provato, o meglio, provai una versione un po' datata tanti anni fa, sapete, quando c'erano quelle versioni durante Black Friday, queste cose, no? Poi non ho mai rinnovato, quindi l'ho usato veramente pochissimo. Guardate questo, cioè questo sa guidare come io so andare, che ne so, sul Bob a 2, cioè, ma che cacchio. C'è gente che si sta suicidando, anch'io tra un po'. Intanto nono, ma non ho fatto nessun sorpasso e sono suicidati gli altri, quindi come al solito merito mio praticamente pari a zero, e piuttosto errore degli altri. Adesso vediamo di andare ad acchiappare, ragazzi. Molto bello il tracciato, mi piace. Queste auto sono totalmente adatte a questo tipo di tracciati. Ecco, vado ad arare in mezzo all'erba. Mannaggia. Queste auto sono, sì, sono esattamente quello che è giusto per questi tracciati. Tipo un'auto del genere su un tracciato come Spa, un tracciato come Monza, raga, ma cioè sui rettilinei lì divento un po', cioè non va bene. Quando vedo per esempio anche nella realtà le Formula 4 a Monza, io penso siano un po', cioè vabbè, comunque mi piace molto questa Tatus. Vabbè, la Tatus si sa, è una macchina bellissima, tra l'altro anche in assetto Corsa. La Tatus dei default di assetto Corsa, raga, è uno spettacolo, è veramente bellissimo. È basata sui dati reali Tatus, quindi attenzione, perché è un'auto di un livello eccellente, e considerate sempre il fatto, basata su un simulatore che ormai ha passato i 10 anni di vita. Qua non voglio andare ancora per campi, ma non riesco a farla bene quel tornante lì, non riesco a farlo. Che palle, non riesco a farlo bene. Qui mi devo stringere, perché così ci si allarga bene qui. E via. Ragazzi, è difficile gareggiare e parlare. È difficile, mannaggia la miseria. Intanto stringiamo. Quando abbiamo le ruote dritte freniamo. Prendiamo il primo cordolo, secondo cordolo, seconda. E adesso tutto giù. Diciamo che questo dovrebbe essere il modo corretto di fare questa parte del tracciato, con queste curve, semicurve. Poi qui si dovrebbe staccare poco prima dei 100 con questa macchina. Se stacchi ai 100 vai troppo lungo. Correggetemi se sbaglio, sì. Ho provato a staccare ai 100, ma sono andato a finire a raccogliere le margherite. Quindi e qui è la disgrazia, perché stringe tantissimo, ma non ti ricordi mai quanto stringe. Pensi che vabbè, l'ho fatta, quando hai pensato l'ho fatta, lei stringe ancora. Mannaggia. Questa è l'inesperienza e l'essere delle pippe totali al volante.
non c'è altro. Bellissimo. Allora, sono nono e che manca? Allora, qua facciamo così, aspettate che non mi devo... Ruote dritte, si frena, cordola sinistra, cordola destra, si scala, due marce, seconda, tutto giù e si esce. Perso un sacco, ma va bene. Devo dirvi, quanto manca? 11 minuti, madonna, ancora 11 minuti, raga. Mi sembra di correre da 2 ore e mezza e mancano solo 11 minuti. Ho staccato poco prima dei 100, va benissimo così. Prima questa la facevo di prima, ma andava veramente impiccata la macchina, quindi quella è di seconda, assolutamente di seconda. Qua ci si allarga tanto e poi si stringe per... basta che non ti giri, Umberto. Che mondo difficile con quest'altro. Con un altro che è andato per campi, lì a destra. Quindi forse recupero un'altra posizione. Sì, ho recuperato una posizione. Come avete visto, sono ottavo, sono partito dodicesimo, non mi ricordo. Non ho fatto un sorpasso e sono ottavo. Questa è la strategia di Umberto, si chiama. La strategia perdente, ma è la strategia di Umberto. No, no, perché ho messo la prima? Perché vado conservativo, aspetto che gli altri si distruggano per superare. Strategia fantastica, ragazzi. Nel senso che mi chiamerà Ferrari per dei consulti. Posso fare delle consulente esterno Ferrari per le strategie. Tanta roba, eh. E qua, come al solito, mannaggia loro, prendiamo. Vediamo un secondo, ci allarghiamo tanto, poi stringiamo. E poi dovremmo uscire bene. Sì. Guardate il delta. Il delta continua inesorabilmente ad andare nella zona rossa e ad aumentare. Bellissimo. Beh, un po' lo pneumatico si sta distruggendo per come sto guidando. Un po' sto parlando, sto un po' perdendo il tempo anche con voi, quindi diventa molto complicato. Allora qua, sempre attenzione sul dritto freno. Destra, due marce, tutto giù e via. Ma il delta è sempre tremendo. Vabbè. Comunque ragazzi, mancano 8 minuti e 54 e di benzina dovrei farcela sicuramente, senza problemi. Niente, il delta per un attimo l'ho visto verde e poi inesorabilmente è andato nella zona rossa di nuovo. Non ce la posso fare, ragazzi, no, non ce la posso fare. Vabbè, questo mi piace, questo curvone qui mi piace, che va in appoggio poi, poi a sinistra. Madonna, ho preso l'erba, mi stavo girando come un pirla. No, vabbè. Allora, devo dire, bellissimo il fatto, ragazzi, veramente uno spettacolo. Ma vogliamo parlare di quella roba celeste e bianca che vedo lassù, che dovrebbero essere un cielo con le nuvole? Madonna, ragazzi, io voglio bene a tutti gli amanti di Air Factor. A me piace il force feedback, ve l'ho detto prima, secondo me è il top, non ce n'è. Ma quel cielo, raga, cioè, io sapete che sono appassionato di Flight Simulator anche, no? Il cielo così, io mi ricordo su Flight Simulator 98 forse, una roba del genere. Cioè, è imbarazzante, quel cielo e quelle nuvole sono imbarazzanti, di una bruttezza rarissima. Non bisogna guardare il cielo qua, che veramente mi deprimo. Dici tu, ma tu stai a guardare il cielo, stai gareggiando? Vabbè, fa parte del tutto, ragazzi, come sapete, tutto fa realismo, tutto fa... contribuisce ad aumentare la sensazione di realismo, quindi... Tanto di cappello a sto simulatore, ma scherziamo, raga, questo è uscito dai box, adesso mi... No. E, però il cielo, insomma, il cielo di Air Factor 2, insomma, è un po' imbarazzante, un po' tanto. Tanto il delta è sempre inesorabilmente sul rosso. E poi alla fine le texture, la grafica delle piste, delle auto, non è male. Non assolutamente, anzi. E sto cielo un po' di un colore. Poi vabbè, la pioggia non ne parliamo. Il cielo bello è quello anche di Automobilista 2. Molto bello. Tra l'altro Automobilista 2 è un gran simulatore, raga.
molto bello, peccato che non ha praticamente una sezione online, non ce l'ha, cioè, non c'è assolutamente nulla che possa definirsi online. Server privati, uno si apre il server, c'è il server dei miei amici gli automobilisti, si organizzano delle gare, delle cose, insomma carino, però manca un sistema online efficace, efficiente, un po' come quello che è stato implementato in AirFactor 2 da poco, che funziona, ha rivalutato totalmente AirFactor 2, e è come quello che ha magari anche Le Mans Ultimate, perché oggi come oggi l'online è quello che fa la differenza nei giochi. Con l'intelligenza artificiale ormai ci giochiamo in pochissimi, cioè siamo... Ma quante gare vi fate con l'intelligenza artificiale? Dopo un po' scoccia, quanto possa essere intelligente. A volte è un po' imbarazzante, poi non c'è tanto gusto a gareggiare, almeno io la penso così. Quindi secondo me AirFactor 2 ha fatto un grande salto quando ha introdotto la sezione online, fantastica, si è totalmente rivalutato. Le Mans Ultimate, che ha una sezione online veramente ben fatta, a parte tutti i vari bug che ancora ha questa versione, perché ovviamente si tratta di una versione un po' beta, però l'online è tanta roba. Assetto Corsa 1, il mio Assetto Corsa, devo dire che grazie a LeFuel Motorsport, World Sim Series, piattaforme analoghe, riesce a mantenere un online decente, sicuramente interessante. Anche se secondo me LeFuel Motorsport ha sbagliato un pochettino l'abbinamento macchine, circuiti, insomma, sta facendo qualcosa che secondo me non è proprio correttissimo, ragazzi. Hanno messo la Ferrari 296 di Jets Road, Shenflumi come gara a questo periodo, e beh, ragazzi, come prodotto free sicuramente non è il massimo. Non è una macchina, provate a guidarla. Poi c'è il setup fisso, quindi non puoi nemmeno correggerla un po' col setup, ma no, piuttosto mi faccio la gara con le Mazda di default, le MX-5. Ma quella 296, tanto di cappello all'amico Shenflumi, che fa veramente delle mod ottime, in questo caso non quella 296, purtroppo non mi piace per niente. Poi non capisco perché le sezioni con le macchine, le mod dei Racing Studio non vengono utilizzate, ci sono sempre pochissime persone, un po' perché sono prodotti a pagamento e quindi purtroppo la gente preferisce gareggiare con tutto ciò che è free, però si potrebbe. Tra l'altro, tempo fa, quando furono messi sui server con le macchine dei Racing Sim Studio, c'era la fisica CSP, quindi si chiedeva di installare appunto la fisica CSP. Poi ci sono stati un sacco di bug, gli utenti hanno scontrato una marea di bug con la fisica CSP dei Racing Studio, e quindi hanno fatto dietro fronte e hanno detto di gareggiare, quindi ora come ora si può gareggiare sui server di LeFuel Motorsport con le macchine dei Racing Studio solo con la fisica standard di Assetto Corsa, e il che è un po' particolare, un po' strano, perché la fisica CSP è sicuramente più avanzata. A onore del vero, le macchine dei Racing Studio, le ultime GT3 prodotte, sono fantastiche, sono meravigliose, veramente meravigliose. Il problema è che hanno un impatto grafico un po' pesantino, quindi nel momento in cui vi ritrovate in circuito con 20 di quelle macchine, il vostro computer è sottoposto a un carico di lavoro interessante. Quindi secondo me c'è qualche poligono di troppo, c'è qualche... il modello 3D probabilmente andrebbe un attimino ottimizzato. Poi ci sono le macchine, le WRC, le touring car dei WRC, che sono fantastiche ed è bellissimo, però anche lì poca affluenza, ma devo dire che quelle mod come trazioni anteriori secondo me sono le migliori di Assetto Corsa, ragazzi, sono fantastiche, bellissime, però la gente preferisce sempre i prodotti free, quindi la gente alimenta il server dove ci sono le TCR, la Cupra TCR, che ha un'altra bella mod ma è gratuita. Quindi in realtà LeFuel Motorsport secondo me sta sbagliando, potrebbero fare accoppiate differenti, ci sono tante mod free molto molto valide, e hanno messo su delle mod free che un po' oggetto di porting, con delle fisiche, dei suoni un po' discutibili, quindi secondo me potevano fare qualcosa di meglio.
Ma qui siamo su Air Factor 2 e siamo nel circuito di Pukekohe, come si chiama lui, in Nuova Zelanda, con questa bellissima Tatus monoposto che è veramente divertente da guidare. Il force feedback, è stratosferico, non c'è, che cacchio vi devo dire, cioè si può non amare questo force feedback? No, proprio no, direi proprio no. E quindi sono ottavo di 16 piloti, tra l'altro molti si sono già ritirati, forse si sono ammazzati. Mancano 52 secondi alla fine, sto arrivando, spero di riuscire a mantenere questa posizione, di non fare cappellate negli ultimi giri. Questa sezione è particolare perché devi essere molto delicato, la macchina salta tanto perché l'asfalto in quella parte del tracciato è molto ruvido, molto sconnesso, quindi tu sei già in frenata, devi fare un destra-sinistra, hai l'asfalto che non ti agevola e il tutto, la risultanza è che diventa abbastanza impegnativo, però si fa. Qua anche, ripeto, qua la seconda, perché la prima si va, e qua al solito punto che non imparerò mai, potrò farlo 300.000 volte, questo punto io non lo imparerò mai. Vedete come vado male? Malissimo, ma malissimo. Il delta non sono più riuscito a tenerlo sul verde. La posizione sì, a metà classifica sono felice, ma non ho fatto un sorpasso. Cioè, la posizione è rubata totalmente, però divertente, perché no? E ancora un altro giro, perché questo è l'ultimo giro del primo, quello che è in testa. Un altro che si è sfasciato. Probabilmente ancora recupero un'altra posizione gratis, senza aver superato nessuno, ragazzi. Comunque questa antenna, questa cosa al centro che c'è su questa Tatus mi fa abbastanza impressione, un po' imbarazzante, un po' particolare. Se immaginate entrare nel cockpit e sbagliare, invece che sedersi un po' più avanti, vabbè, diventa un po' un problema. Allora, ragazzi, sto in bagarre con questo qui che è il sesto. Ovviamente non mi lascerà passare. Niente. Vabbè, lui ha chiuso sesto. Lui ha chiuso sesto, mannaggia, potevo fare qualcosa di meglio. Peccato, mi sono concentrato, stavo parlando di sedersi, sbagliare il punto di entrata nell'abitacolo di questa macchina, quindi sedersi un po' più avanti, e la cosa diventerebbe un po' imbarazzante, un po' particolare. Comunque ragazzi, bellissima questa macchina, bellissimo il tracciato, divertentissimo sempre Air Factor 2. Se il video vi è piaciuto, se avete qualsiasi commento da fare, lo fate in descrizione, se posso vi risponderò. Vi ringrazio di essere stati con me, buona giornata, buona serata da Umberto e alla prossima, ciao.